Niente, 3, 2, 1 e siamo live. Manto, Eccoci di nuovo. tu Eccomi sei qua. Madonna, entrato nella comunque. sei entrato nella storia come il terzo ospite consecutivo mondiale di chiacchierate. Pensa tu, che culo. Madonna, cioè solamente io e Giampiero Mochini. No, per carità di Dio, proprio, tu signore, tu ci risparmia quelle cose. Vabbè, comunque, veramente. Sembra una puntata del Faggianoir, che pratica nelle puntate precedenti ci sono io con la mia voce. No, comunque, Vagnoli, il coronavirus, non mi preoccupate, non succede niente. Poi, colera, epidemia, cose, morti. È vero. Infatti, ricapitoliamo. Tu stai a Taiwan, a Taipei, come cazzo, quello Sì, insomma, Taipei. Taipei. E ci siamo sentiti tipo una settimana fa, una cosa del genere. Sì. Niente, poi praticamente la situazione è andata a degenerare in Italia, quindi ho detto io, ma forse ne facciamo un altro di podcast. Sì, che dice scusate, ma io avevamo sbagliato, non dico tutto, però insomma c'è una parte che forse non insomma, va rettificata, anche perché noi ci eravamo sentiti, eravamo rimasti che c'erano, non mi ricordo se 3 morti o 7 morti in Italia, adesso c'è questo numero che va a salire, che io insomma mi preoccupo un po'. Infatti fino alla settimana fa erano gli amici dall'Italia a chiedermi ma come stai, ma stai bene, ma tutto a posto. Adesso si è invertita la situazione, sono io a chiedere, ma come sta? Tutto a posto? Certo, si è cazzo si dice, come si è catapultata. Sì, anche perché qua sono, adesso è mezzanotte qua, ovviamente, là saranno le 7:15 di mattina. Cioè, mezzanotte, sarà mezzanotte e un quarto, e là le 7:15, non è che adesso ti regalavo 15 minuti a cazzo Vabbè, sì, ci vede che c'è il protocollo di Greenwich nuovo che aggiungi 15 minuti al fuso orario, no? sfasato di 15 Ah. minuti. Sì. Vabbè. Se io aprendo il sito che mi dà l'altra volta, qua dice adesso. Italia, Italia, boom, due cazzi. Europa, Italia 3089, ovviamente non morti, ma come si dice, I indagati, contagiati. contagiati. Invece, gente che invece ci ha lasciato le penne. Sono esattamente 107. Ah, beh. 107 dice qua. C'è in Cina, sono 3014. Italia 107, al secondo posto siamo. Terzo posto Iran, 92. Sud Corea 35. Stati Uniti d'America 11. Giappone 6. Francia 4. Australia 2. Filippine 1. San Marino 1. Pure a San Marino. Porca puttana. A Taiwan Vabbè, 1. Cioè Taiwan state proprio sì. sicuri. Sì, vabbè, no, ma devi fare grattare, cioè fare gesti apotropaici, toccare ferro, cose. Vabbè, sì, comunque sì, cioè, un decesso da quello che si sente qua. Vabbè, ma qua insomma siamo super. Cioè, adesso hanno ripreso, siccome è ripreso il semestre pure all'università, quindi sono tornati tutti gli studenti che erano andati in vacanza. Alcuni degli studenti ovviamente sono andati in vacanza, tipo, che ne so, saranno andati, che ne so, in Corea, in quelle parti dove ci sono, dove c'è un numero abbastanza elevato di contagi. Quindi hanno ripreso a controllare la temperatura, cioè a vedere se c'hai la febbre, all'entrata della biblioteca, della mensa e degli uffici. Quindi, vieni qui, quindi il limite è sempre quello, cioè per qualche motivo, se ti prendono la temperatura dalla fronte, non deve superare i 37 gradi e mezzo. Se te la prendono dall'orecchio, i 38, non lo so perché è uno studio più standard. Comunque, vabbè. Aspetta, E poi. ricapitola perché c'è, cioè, quindi dalla fronte 37 e mezzo, invece dall'orecchio Sì, 38. dall'orecchio 38. Sto doppio standard così, molto.
Vabbè, comunque io sto sempre sui miei 35,9, da 35,9 a 36 e mezzo, quindi insomma non mi preoccupo, però insomma vedo di persone che insomma che si fanno questi controlli, ma tipo anche che devo dire, vai in biblioteca, prendi il libro, ti sei accorto che ti sei dimenticato di prendere l'altro libro, devi rientrare in biblioteca, ti ricontrollano di nuovo la febbre a distanza di un minuto. Perché comunque non si sa mai che cacchio hai toccato in quel minuto. Ok, quindi comunque in confronto alla settimana scorsa cos'è cambiato in Taiwan? No, è cambiato che c'è un po' più di gente in giro, cioè specialmente nella zona dove vivo io, che sono praticamente adiacente all'Università Nazionale di Taiwan, c'è un po' più di movimento, c'è un po' più di persone. Le mascherine sembrano comunque essere, cioè non sembrano aumentare, nel senso che insomma quelle vedevi per strada prima, quelle vedi per strada adesso, quindi insomma la gente osa, diciamo, si permette di andare in giro anche senza mascherina, non succede niente. Tra l'altro ho visto uno studio l'altro giorno che diceva che le mascherine addirittura, specialmente quelle che ti voglio dire usate per più di 2-3 giorni, potrebbero essere causa di infezioni, cioè nel senso che portano batteri, perché comunque tu ci respiri là sopra per tutta una giornata, poi certo, più di una giornata, e quindi insomma potrebbe essere una fonte di batteri, ma vabbè, va bene così. Quindi confermi che le mascherine sono una stronzata intergalattica? Ma guarda, il fatto che sia una stronzata intergalattica non te lo so dire, ti so dire che ho letto soltanto uno studio, poi ovviamente non ho fatto la controprova, cioè facendo tipo il controllo incrociato con 3-4 studi per dire, per vedere se dicono le stesse cose, no? Per confermare sì, un po' se quello che dicono è vero. Su questo studio qua che ho letto io sembrava dire che la mascherina, specialmente se tipo non cambi o la mascherina intera, se c'hai quelle diciamo di alto livello, no scusami, se c'hai quelle insomma quelle di livello base, devi cambiarle ogni tot. Se invece hai una mascherina di livello un po' più alto, cioè quella che costa un pochetto di più, magari con le decorazioni sopra, no? Dai, no? Tutti così, devi cambiarci il filtro ogni tot. Quindi più o meno questo è quello che ti dice, però vabbè, insomma è da provare. Io nel frattempo non tanto la... Cioè, non, a parte che qua ormai non si trova la mascherina, cioè nel senso, sparire, anche se volessi, che dicevo boh, magari mi compro una mascherina perché non si sa mai, non si trovano, proprio sparite, vabbè, ma erano già sparite a ridosso del capodanno cinese, in realtà proprio non si trovano più. Adesso pare che stiano tornando un po' nelle farmacie, in qualche negozio specializzato, adesso pare che se ne vedano, oppure vabbè, ci sono questi fantastici post su Facebook quando ti colleghi, tipo che entri a far parte di questi gruppi, che ti devo dire, stranieri a Taiwan o italiani a Taiwan, queste robe qua, che ci sono queste vendite di mascherine molto estemporanee, nel senso vendo, che ne so, 30 mascherine, affrettatevi in occasione, patapipatapà. Made in China. Sì, ovviamente made in China. Va bene, fra le altre cose sembra che ci siano stati tipo delle sanzioni. Vabbè, non ho capito bene perché non ho seguito bene la cosa, però pare che c'entri Singapore, nel senso che pare che ci fossero delle maschere che dovevano arrivare da Singapore e sono state bloccate alla dogana perché insomma non si doveva supportare la politica, cioè buongiorno, l'economia straniera, era meglio comprare le maschere made in China secondo la Cina, almeno poi non lo so se cioè quanto sia vera sta cosa, quanto l'abbia capita io, perché l'ho vista un attimo così l'altro giorno mentre cenavo. Però magari insomma poi riconfermiamo, quindi insomma questa notizia prendiamola con le pinze, però c'è questa possibilità, cioè pare che sia andata così più o meno. Chiaro. No, mo stavo leggendo che sulla Repubblica scrivono che adesso l'allarme va verso il sud e sono preoccupati, sì, perché aspetta, ovviamente sì, scusami, le parti, vai. Cioè da quello che so io, no? Cioè la parte che interessa a noi, diciamo, da quello che so io ci sono due casi nel Salento confermati, uno a Torricella e uno a Radeo, e
forse tre casi, contando tutta la Puglia, perché forse ce n'è anche uno nella Bat provincia. Sì. Nel Foggiano credo c'è stato un caso di decesso. Ah, pure. Vabbè, Un 75enne, però è risultato diciamo positivo dopo il decesso, quindi non lo so adesso se era giusto per fare notizia. Sì, vabbè, insomma, per fare numero. E comunque, sì, cioè, da quello che ho sentito io, che mi dicono anche da casa, perché ho chiesto tipo l'aiuto da casa l'altro giorno, cioè ho detto: ma come state, come non state? Pare, insomma, queste persone muoiano con il coronavirus e non per il coronavirus, che è una cosa un pochetto diversa. Cioè? Cioè che magari hanno, appunto, come dicevamo la volta scorsa, questa cosa qua la confermo di quelle cose che ho detto la volta scorsa. Cioè hanno un sistema immunitario con delle difese insufficienti, contraggono sto virus e purtroppo il loro sistema immunitario non riesce Ah, ok, sì, perché è più a debole. mandarlo via. Chiaro. E vabbè, la cosa, non so se ti sei già informato, ma oggi, anzi, fra ieri e oggi abbiamo avuto la notizia appunto che le scuole devono essere chiuse fino al 15 marzo, data abbastanza, non lo so, tipo metà mese, ecco. Però c'è una cosa, aspetta Sì, che... No, aspetta, qua veramente... Perché oggi... Oggi mi sa che ci buttiamo un po' nel complottismo. Aspetta. ah, vai, No, complottismo a fino al... manetta proprio. Sì. Fino al 15 marzo è tutto chiuso, scuole di tutti i tipi, università e scuole. Vediamo un attimo. C'è stato un documento che la Confcommercio... anzi, una locandina cosiddetto. Questa te la leggo perché mi sa che questa non te la sei letta. Che un po' inizialmente, Vai. se conoscendo, diciamo, l'ambiente italiano, diciamo, un po' lo puoi capire. Però, se, come si dice in inglese, esci un po' fuori dalla scatola, lo guardi dal di fuori, da lontano, diciamo, no? Sembra un po' veramente propagandistico a certi livelli. Allora, una locandina che ha lanciato la Confcommercio. Te la Sì, leggo. vai. Veramente simpatica. Aspetta, eh. Allora. Inizia così. C'è il titolo, dice: cosa posso fare oggi? Questa è la Confcommercio. Cosa posso fare oggi? Domani. Sembra un post su Facebook. Sì. Poi sottotitolo: consigli per una giornata perfetta nonostante il coronavirus. Ah, Cioè. cioè, vabbè, insomma, molto così, c'è cioè, pubblicità progresso, facciamo. Sì. Allora. Primo punto, fare colazione al bar con brioche e cappuccino. Questo è il primo Va punto. bene, va bene. Secondo punto, comprare il giornale e leggerlo al parco. The cat is on Beh, the ovviamente, table. no? Poi, fare la spesa nel negozio o nel mercato sotto casa. Approfittare degli Giusto. ultimi... Ascolta questo. Prossimo punto. Approfittare degli ultimi saldi. Stiamo scherzando, eh. No, non sto scherzando. Questa è la Confcommercio. Il titolo, ricordo, che cosa posso fare oggi. Andiamo avanti. Sì, Mangiare giusto. un boccone in centro. Altro Giusto, punto. giusto. Concedermi un nuovo taglio o una manicure. Poi c'è.
Vabbè, Un po' di esercizio in palestra, un aperitivo con gli amici, programmare la prossima vacanza in agenzia, attenzione. No, perché mo li giusto. dissezioniamo un attimo questi punti a poco, intanto li dico tutti. Sì. Una cenetta romantica con la mia metà, non si sa se si intende quando tu ti sei tagliato come un film horror, oppure con la tua Eh fidanzata. sì. Eh sì, che si vede che è tipo, boh, sai l'illusionista, quello che fa il trucco della donna segata in due? David E ti metti, a Copperfield, sì. un posto ci metti il sopra, dall'altro posto ci metti il sotto. Esatto. E poi finisce con una passeggiata e un gelato prima di tornare a casa. Finiti questi punti assurdi, c'è scritto in grande: il commercio non si ferma. Non farlo neanche tu. Non farlo neanche tu. Non farlo neanche tu. Vabbè. Poi hashtag il commercio non si ferma. Ok. Questo è un messaggio serio che oggi è arrivato addirittura anche a me, mi è arrivato tramite scuola pure, e l'hanno comunque Sì. pubblicato con tanto di timbro ufficiale, diciamo, del governo. So, torniamo indietro. Cosa posso fare oggi? Consigli per una giornata perfetta nonostante il coronavirus. Primo punto, fare colazione al bar con brioche e cappuccino. Cioè, e anzitutto, perché devo fare colazione al bar? Uno. Due. Beh, perché devi spendere, devi mandare avanti l'economia, no? Da quello che così che uno può ipotizzare. Certo, dicono siamo una società capitalistica, continuate a far girare sto cazzo di capitalismo, non rompete i coglioni a casa a fare Sì. paurosi. Chiaro. Sì. Però brioche e cappuccino, se uno si può fare un caffè e basta, no, non esiste. No, non si chiama brioche e cappuccino, cioè solamente brioche, tipo se vuoi soltanto la brioche, ti danno il cappuccino comunque. Sì, è annesso. No, capisco che poi dici no, per quelli che amano questo tipo di vita, cioè che fanno a fare colazione al bar con brioche e cappuccino, voi potete andare. Quindi quel tipo di persone sono state, come dire, aggiustate. Tutto a posto. Andiamo avanti. Sì. Comprare il giornale. Che cazzo compri il giornale se non, lo so, i settantenni adesso, vabbè. Comunque, comprare il giornale e leggerlo al parco. Dimmi tu. Certo, puoi commentare, poi, sì, certo, veramente, proprio, sai, in 70 anni poi fanno la partita a briscola, che butti, sì, Se l'hanno chiamati che quelli butti la del. prima mano e ti Esatto, incazzi. esatto. Giocano a scopa, fanno roba, vabbè. Oppure hanno chiamato quelli del giornale e hanno fatto: mettete un punto anche su di noi, dai, mettete anche una cosa che va insieme al giornalismo Sì. cartaceo. Poi, fare la spesa nel negozio o nel mercato sotto casa. Quindi, qua comunque, sotto casa è comunque per loro ovvio che su qualsiasi casa di qualsiasi persona c'è sicuramente un mercato o un negozio. Vallo a fare là. Quindi Sì, la prima cosa che mi viene da pensare è che non ti puoi muovere tanto da casa, perché la spesa la devi fare in un posto vicinissimo al tuo appartamento, che poi comunque andrebbe, se vogliamo, ma proprio così, prendendola per le lunghe, andrebbe anche a favore del commercio, diciamo, a chilometro zero, perché se vai al mercato sotto casa non è che ti trovi l'ortolano, cioè se tu di che ne so, stai in Umbria, vai al mercato sotto casa, non è che ti trovi il mercato, cioè ti trovi il commerciante, il mercante che ti vende le cose del Trentino, per dire. Che comunque, insomma, è una cosa carina, Giustissimo. se vuoi supportare, insomma, il cibo, il consumo a chilometro zero. Ti seguo, Vabbè, ti ma comunque, seguo. andiamo avanti. Poi approfittare degli ultimi saldi, perché, cioè, cazzo, mo capito che sta il coronavirus, però c'è quel pantalone a 15 euro che ti sta aspettando. Che fai, non lo compri? No, non esiste. No, dai. Poi il quinto punto si contraddice leggermente con quel fatto del chilometro zero e dice mangiare un boccone in centro.
la spesa la puoi fare al negozio, però se devi spendere, diciamo, 10 euro per un panino di 3 centimetri, vai in centro, cazzo. Sì, giusto, giustissimo. Beh, perché cioè, dobbiamo fare piccoli, cioè, buongiorno, dobbiamo fare felici i pesci piccoli, poi dobbiamo fare felici anche i pesci grandi. Quindi il Certo, piccolo tutti commerciante contenti. l'abbiamo accontentato. Guarda. Sì, tutti contenti, tutto il commercio che va avanti. Poi soprattutto, vabbè, se ti dicono anche come abbinare i pantaloni alla mascherina, è proprio la morte sua. Quando è 15 euro in saldo abbinati con la mascherina, veramente, con lo stesso. Tipo con lo stesso motivo, no? Tipo floreale, queste cose qua. Con un buco al centro della mascherina col velcro che può essere utile per mangiare le robe senza toglierti la mascherina. Giusto. Giustissimo. Quindi poi c'è concedermi un nuovo taglio o una manicure. Qua anche il gruppo degli estetisti hanno detto: beh, mettete un punto anche per noi perché non mi sembra giusto che... No? Sì. Facciamo, i commercianti lavorano, noi estetisti stiamo a casa con le mani in mano, No, non non esiste, esiste cioè proprio. con le unghie in unghie a sto punto. Poi c'è un po' di esercizio in palestra. Quindi questo è un po' vago Sì. perché dice, non lo so, la palestra se la paghi, la paghi per quello che devi usare. Un po' di esercizio in palestra, tipo vai 5 minuti non pagare, non lo so che cazzo intendono con un po' di esercizio. Non Un po' di lo so. esercizio in palestra, cioè, una cosina, una cosa alla po' di, cioè tu vai là, ti fai tre flessioni e ti cambi e esci fuori. Lasci. Sì. A soldi, tipo faccio 5 euro di pesi oggi. 5 euro di addominali e tu ci lasci 5 euro di addominali. 2,50 euro di attrezzi. Vabbè. Poi un aperitivo con gli amici. Certo. Ragazzi, avete sentito il coronavirus? Dai, andiamoci a fare un aperitivo. Yuhu! Sì, vabbè, giusto. Vabbè, ma comunque la cosa qua mi sa molto di, insomma, comunque di Nord Italia. Perché, Sì, anche vabbè, perché a noi l'aperitivo non esiste. Si mangia dalla mattina alla sera, boh, quindi... cioè, appunto, noi mangiamo la mattina sera, quindi figurati se ci importa l'aperitivo. Infatti, un aperitivo, infatti, non mi sembra manco... Infatti, la palestra, tutte queste cose, sì, ce l'abbiamo anche noi, però non è che sono così, diciamo, presenti nella vita di tutti i giorni. Sì. Mancava solamente che scrivessero un happy hour con gli amici. Vabbè, poi c'è Madonna, le programmare. piaura, la piaga del nostro tempo. Vabbè, lasciamo stare. Poi c'è scritto programmare la prossima vacanza in agenzia. Questo proprio te la dici lunga perché dici qua non ti permettere mai Ah, più a cioè dice, prendere non. biglietti su Vola Gratis oppure su, che ne so, No, cioè Expedia. Booking, assolutamente no. Vai in agenzia che stanno morendo, porca puttana. Poi una cenetta romantica con la mia metà. Questa puoi fare oggi. Domani non si sa, però oggi puoi fare una cenetta romantica. Perché metti che domani la tua metà, sempre se ha preso il contagio, poi diciamo non Non conviene. Non è più romantica, no, magari. infatti anche Poi diventa una assolutamente. cenetta con la mia metà, senza romantica. E Sì. poi finisce con una passeggiata e un gelato prima di tornare a casa. Cioè loro ti danno proprio i ritmi, capito? Cioè, per una passeggiata devi tornare a casa, se non fai prendi un gelato non puoi tornare a casa, Sì, cioè, no, giustamente. infatti, cioè, se qualcuno dovesse per caso, ma così, azzardarsi, tipo a dire, ah, ma magari, tipo, no, abbiamo mangiato, abbiamo fatto il happy hour, ci siamo presi il gelato, magari andiamo a vederci un concerto, oppure andiamo, che ne so, a ballare. No, assolutamente no. No, Devi non fare la esiste. passeggiata e devi tornare a casa. Sì. No, non esiste. Con il gelato. Vabbè, col gelato sempre, Cioè. non ci. Che Comunque. vuol dire? Che stiamo a marzo pure, quindi il gelato. Quindi. Certo. Quindi, insomma, queste sono le notizie italiane a questo punto. Quindi siamo in quarantena, in pandemia la stanno chiamando. Sì. Non so quanto esagerato può essere questo termine, diciamo. Pandemia. Non lo so, tu che ne pensi? Mi sembra, cioè, data la situazione, mi sembra, insomma,
nel senso, ti direi che in un paese normale lo chiameremmo pandemia, nel senso che insomma si annuncerebbe ufficialmente, ragazzi, siamo in pandemia, punto e basta. Il fatto è che in Italia tu appena insomma tiri fuori un termine nuovo è una, come devo dire, cioè si moltiplica questo termine come se rotolasse, tipo sta a monte e rotola, abbatte. E rotolando, rotolando assume diversi significati perché comunque la gente lo, cioè lo inizia a usare, lo inizia a inserire nel proprio lessico, nel proprio vocabolario, e quindi prende dei significati che non erano previsti quando questo termine è stato per la prima volta utilizzato. Quindi quando diciamo pandemia, io immagino che già un bel po' di persone diranno, cioè, inizieranno a dire, che ne so, pandemonio, eccetera, eccetera, eccetera. O che ne so, o comunque insomma gonfiarla già più di quanto non lo sia, che comunque pandemia significa già di suo epidemia rapida, perché no, che prende tutto il popolo, quindi epidemia rapida. Chiaro. In un altro paese un po' più normale, un po' meno psicotico, dice vabbè, allora siamo in pandemia, dobbiamo fare questo, questo e quest'altro. Temo che l'Italia e che l'italiano medio non sia in grado di pensare tanto a sangue freddo, perché siamo, come al solito, no? Un popolo sanguigno, noi, un popolo di persone molto focose che si accendono per niente. Quindi boh, io direi attenzione ai vocaboli, cioè nel senso, ok, è vero, cioè può essere benissimo che sia una pandemia, Ma soltanto io che ho insomma, questo è pensato. quello che penso io. Cioè, Vai, vai. no, cioè, diciamo che più o meno ho finito, nel senso, sai, ogni volta che si prende un termine nuovo si diceva pandemia, e tutta la gente inizierà a pontificare su questa pandemia. Ma niente, avevo finito, basta. Cioè, alla fine era un concetto semplicissimo, potevo dirlo in 10 secondi, ci ho messo un minuto, ma vabbè, così. Non ti Abbiamo preoccupare, allungato il brodo oltre misura, vai. puoi fare anche mezz'ora. Per un solo concetto, non ci sono problemi. Stavo dicendo la cosa che si è saputo che il primo focolaio, oggi mi sa che è uscita la notizia, il primo focolaio è stato in Germania. Proprio così. Focolaio, Ah, voglio beh, qua c'è dire pure. l'italiano meglio. Sì, qua c'è l'italiano meglio di nuovo che poi scriverà gli insulti su Facebook. Scriverà, oh, Germania, Germania, po, 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 eccetera, eccetera, no? Esatto, e tra l'altro la cosa più bella è che adesso un po' mi fa piacere, cioè io penso che cioè in questi giorni vedendo un po' di notizie, vedendo la gente come si comporta, eccetera, ci ho pensato, cazzo, se arriva un cataclisma di quelli pesanti, tipo una cometa di quelle di un certo livello. Siamo fottuti. Siamo fottuti. Sì. C'è veramente l'essere umano al giorno d'oggi con tutti gli iPhone del caso e tutta sta roba qua, insomma, super tecnologiche. Siamo fottuti. C'è nel giro altro che generazione. Nel giro di 2 settimane si è estinto tutto il cazzo di pianeta. Sì, beh, ma perché siamo, beh, ovviamente, se i nostri dispositivi diventano sempre più, adesso facciamo quelli che parlano questo ibrido di italiano-inglese, ma comunque, perché io detesto comunque, se i nostri dispositivi diventano sempre più smart, significa che noi dall'altro lato diventiamo sempre più dumb. È una cosa logica, no? Nel senso, da una parte, devi pure andare a compensare. Cioè, nel senso, uno perché c'ha bisogno di Google Maps, perché non è cacchio di orientarsi nella vita di tutti i giorni, oppure perché uno ha bisogno di, che ti devo dire, di usare determinate app, perché non è cacchio di usare, boh, ma anche poi là, cioè, penso entri in gioco anche proprio la pigrizia. Anche là di nuovo, cioè i nostri amici anglofoni direbbero, com'è che si dice? It doesn't mean you should just because you can. Beh, non è che il fatto che ci sia, che ti devo dire, Uber Eats, ti costringe,
a ordinarti sempre il cibo da casa tua, che stai nel lettuccio tu caldo, che non vuoi uscire, non vuoi avere contatti con le persone. Ok, c'è questo Chiaro. Servizio, però, cioè, vuol dire, no, non ti fa manco male uscire un po' da casa e andarti a comprare il tuo cacchio di cibo con le tue gambine immacolate, no? Yeah. Sì, basta, vabbè, questo è quello che penso io. No, è così, è perché la super tecnologia più avanzata possibile è come se ci avesse allontanato da tutto quello che avevamo nelle nostre mani per poter fare le cose per i cazzi nostri. La prima cosa, prima ancora della tecnologia, penso che sia stato proprio il concetto di governo, perché appunto il governo esiste perché la gente crede, almeno, che abbia bisogno di un governo, altrimenti tutto va a puttane praticamente. Quindi questa è stata la prima forma di, come dire, di perdita di responsabilità, tipo io pago le tasse, tu governo ti occupi a non far andare in giro assassini col coltello in mano che ti accoltellano al primo angolo e tutte queste cose. E la gente è convinta che se non ci fosse polizia e tutta sta roba, usciremmo per strada, ci spareremo tutti quanti in bocca praticamente il giorno dopo. Quindi abbiamo scelto di avere un governo in passato, o siamo stati portati a credere di dover avere un governo per poter, no, essere civili. E sì. Poi una cosa sopra l'altra, un po' il telefono e poi la televisione, poi internet e poi iPhone e poi smartphone, tutte queste cose qua, come dicevi tu, GPS, tutte queste cose qua, alla fine non sappiamo più come né camminare né andare, chiedere, parlare con le persone, fare le cose che un essere umano dovrebbe essere in grado di fare. E la cosa ancora più assurda, sì, per concludere, è che c'è gente, ci sono ragazzi che sono nati già in questa società dove non c'è comunicazione uno con l'altro, nascono già col cellulare davanti e credono che il mondo loro è quello. Quindi sì, sì, e vabbè, allora qua si prende un discorso che, mamma mia, cioè, nel senso, potremmo stare qua a fare i super pipponi su questa cosa qua veramente per un sacco di tempo, ma comunque, sicuro, cioè, nel senso, da quello che so io e da quello che dicono, insomma, statistiche, studi sul mondo in generale, già la generazione di quelli nati fra la metà e la fine degli anni 80, mm-hmm, col fatto, cioè, con la diffusione già all'epoca di telecamere, no, cioè, fondamentalmente telecamere e macchine fotografiche, sono stati, sì, abituati, per dire, fin da piccoli, insomma, io mi sento appartenere a questa cosa qua, sono stati abituati fin da piccoli a essere ripresi, fotografati di continuo, e quindi pensano che effettivamente il loro mondo ruoti intorno a quello. Poi ovviamente con la generazione, cioè, nel senso, il diciottenne di adesso ha una visione ancora più immersa in questo mondo tecnologico, di essere sempre abituato a essere ripreso continuamente, a essere filmato continuamente, a essere fotografato continuamente, a essere sempre, comunque, come devo dire, messo su un palcoscenico continuamente, a essere, insomma, così, a fare sfoggio di qualcosa, poi questo qualcosa non è dato sapere cosa sia. E poi specialmente adesso, col fatto che comunque fare una foto, fare un video è veramente alla portata di tutti, quindi siamo veramente portati a, cioè, nel senso, uno sta guardando, adesso così andiamo proprio sul becero qua, sullo per fare spicciolo, esempio stupido, cioè, nel senso, uno sta, sì, cioè, uno sta in palestra, si sta facendo il suo bel esercizio, e il fatto che si filmi o meno, secondo me non va a validare il fatto che stia facendo l'esercizio, soltanto che lui o lei sente il bisogno di fotografarsi e di far vedere a tutti che sta facendo quel determinato esercizio in palestra, perché altrimenti è come se non l'avesse fatto. Quindi, insomma, siamo tutti in questo mondo di interconnessione. Sì. Sì, questo è quello, cioè, questo è come la penso io, no? Infatti, io, perché, diciamo, quando vado in palestra vedo perché non uso specchi, perché, insomma, specialmente quando ci sono gli specchi in palestra, c'è sta gente che si mette là davanti, fa i gorilla. Tu stai su Facebook anche adesso, no?
Sì, mi sono connesso, sì. Vedi, ti mando una foto, guarda quella foto. Va bene. Sperando che la connessione regga. Comunque pare che stia reggendo. Sì, Adesso, sta mo' di reggendo. nuovo, tocchiamo ferro, grattiamoci qua. Tra l'altro, oggi sta succedendo la cosa totalmente al contrario della scorsa volta, perché sto io senza internet oggi e tu invece stai a Starbucks. Sì, sono da Starbucks Perché con io sta musica di sto sottofondo. Cioè, sta solo di sax di 30 minuti. Oh, basta. licenza poetica per il sassofonista. Sì. Allora, è arrivata. È arrivato. Sì. E quindi praticamente sto tutto connesso, diciamo, solamente con l'internet del cellulare in pratica, perché l'internet di casa sto cambiando e sarò senza internet per 3-4 giorni, insomma. Poi ti è Ah, arrivata la foto, me la cavolo. faccio vedere pure. Yes. Hai idea di cosa si tratta? Non ti saprei dire. Ok, questo qua è, tornando al discorso che stavo dicendo prima, se succede una cosa del genere, leggermente più grossa, diciamo, siamo veramente fottuti. Questo qua è quello che ha lasciato nel 1908, credo, si chiama il Tunguska Event, l'evento di Tunguska, Sì. Tunguska. Ci fu praticamente un asteroide oppure una cometa. Che non è neanche atterrato sulla Terra, è solamente impattato, diciamo, con l'atmosfera e l'aria che ha la pressione che è causata sull'aria è andata a fare questa cosa in quest'area qua vicino a Tunguska, Sì. disintegrando 80 milioni di alberi all'epoca per un, diciamo, un diametro di oltre 2 km. Questo non era neanche un asteroide, una cometa che è atterrata sulla Terra, è solamente, appunto, ripeto, l'aria Sì, ha che sfiorato. che è venuta. Quindi pensa tu se arrivasse una cometa vera o un asteroide vero e rimanessimo senza elettricità per del tempo, cioè succederebbe veramente un casino della Madonna. Cioè, renditi conto, in questi giorni c'era il cassetto della Mucchina che mancava dappertutto. In questo caso, Sì. mamma, io immagino veramente l'apocalisse totale. Eh sì, vabbè, a parte che appunto, cioè per tornare al discorso di prima, ma così, cioè per sdrammatizzare così questa Sì. cosa qua, a me viene in mente, insomma, come quando si dice la gente non riesce più ad accedere, che ne so, a Facebook o a Instagram, per esempio, Sì. saremmo invasi da persone che camminano per strada mostrando le proprie foto a degli sconosciuti e gridando ti piace, ti piace, Sì. Che poi questa la punta dell'iceberg. cioè quello sarebbe una cosa positiva se accadesse, perché io penso qualcosa di assai più catastrofico di quello, tipo gente che entra dentro casa tua per rubarsi, che ne so, 2 kW di energia. Sì, assolutamente sì. Cioè la gente che va là si prende. Ne so, si mette a caricare i cellulari in maniera abusiva, poi ci sarà il commercio cioè lo spaccio di caricabatterie e di power bank. Poi insomma si venderanno i computer col 90% di carica al mercato nero, tutta sta roba qua. No, vabbè, no, sarebbe una cosa veramente. Cioè, nel senso, io sono da un lato sono curioso di vedere come si andrebbe a finire, dall'altro. In realtà non ti confermo, cioè non ti nascondo che fa paura un po' anche a me una situazione del genere. Sì, beh, è abbastanza. Cioè, mi sa che ti ho perso qua. Aspetta, intanto. Tu. Aspetta, che ti richiamo, eh. Che sicuramente è una cosa che sarà anche successa in passato. Passato remoto. Mi senti di nuovo?
Mi senti di nuovo? In connessione. Vabbè, ti aspetto, vediamo se riesco a ribeccarti. Oh, eccoci Ecco qua. qua. Vedi, stavamo parlando di catastrofi nucleari, mi si sconnette lo cellulare. Comunque, Vedi? vabbè, dicevo, vedi, dicevo, una cosa del genere, cioè, il pensiero mi fa venire appunto, come si dice in francese, la cacazza un po'. Infatti, a proposito di Halloween, mo ti mando un altro link da vedere, visto che siamo in tema di catastrofi. Sì. Ok, Recati eccolo qua. su quella pagina. Questo è successo l'11 novembre, in pratica, appena dopo Halloween. È una cometa a forma di teschio, sembra. Un po'. Ah, Death però. Comet, parecchio simpatica, che è Sì, passata inquietante a certi livelli. a 300.000 miglia dalla Terra, che in termini spaziali non sarebbe proprio tanto distante, anche perché la Luna c'ha una media di 239 miglia di distanza. Ah beh, cioè, quindi siamo Aspetta, c'è anche, molto ravvicinati. vedi che giù c'è anche un video, non so se l'hai visto. Sì, l'ho visto. Aspetta, Cioè, c'è il video. Ah, cioè, addirittura l'hanno nominata la Grande Zucca, l'asteroide della Grande Zucca. eh sì, perché appena dopo è Halloween, Eh sì, giusto. no? Quindi stavo dicendo prima, tu stai dicendo un po' mette paura sta cosa, però non è manco tanto troppo assurdo pensare che in passato non sia mai accaduta una cosa del genere. Cioè, alla fine siamo pieni di, secondo i geologi, siamo pieni di roba sulla Terra, dal Grand Canyon a non so qualsiasi altra zona nel mondo, insomma, dove si vede che siamo stati bombardati plurime volte. Quindi è Sì, probabile che sia quello già sì. accaduta. Quindi sto vedendo il video, non riesco a vedere da dove passa il. Aspetta, mo si avvicina. Tanto poi quando ti rivedi il podcast, se te ne Sì, si accorgerai. potrà Comunque, rivedere. ecco qua il radar che ha detto: ah, sta passando l'asteroide, cometa, che cazzo è? Eccolo qua, sì. Sarebbe quella gialla. Beh, sì, ecco qua. Qua sta la Terra. Non è proprio così, non è passato così lontanissimo. Beh, insomma, questa qua, se fosse arrivata sulla Terra, diciamo, adesso in questo momento noi due non ci staremmo sentendo su via Eh no, assolutamente no. internet. Penso che avremmo qualcosa di un pochetto più, come si dice, urgente da fare, tipo sopravvivere. Sì. O andarcene su Marte. Comunque, Ah, sì. sì, e alla fine, per tornare al fatto, il primo focolaio è stato in Germania. Primo focolaio in Germania, con appunto conseguenti commenti di gente di sempre sti cazzi dei tedeschi. Certo, ma come al solito, cioè, voglio dire, c'era da aspettarsi. Allora, i tedeschi sono sempre quei cazzi tedeschi, i francesi sono quelli che non c'hanno il bidet, insomma, no, sai, no, Scusa, il ma tu che popolino. sei più informato di me in Taiwan riguardo Ecco, ste mo putte, vedi. cioè, ma che cazzo è successo con la Francia che tutti quanti parlano di sta storia del video con la pizza del coronavirus? È perché pare che ci sia stata una pubblicità, cioè una, sì, qualcosa che si era passato in televisione, in cui si prendeva in giro l'Italia, semplicemente facendo vedere questa pizza al coronavirus. E quindi, ovviamente, ondate di indignazione, quindi scuse ufficiali, l'ambasciata hanno messo in mezzo, Madonna, cioè, voglio dire, Mamma ma mia. siamo veramente così sensibili e così faccia di seta quando succedono queste cose? Cioè, da non riconoscere veramente uno scherzo che penso che alla fine sia comunque in buona fede. Adesso non sto dicendo che vada bene, che ti voglio dire, cioè scherzare su tutto, sulle vittime, però a me sembra una cosa abbastanza in buona fede, nel senso che è abbastanza così, a mo' di sfottò. Cioè, non è una cosa per offendere, per fare.
insomma, per fare imbestialire gli italiani, cioè nel senso ovviamente piacere non fa, che diceva ah, la pizza al coronavirus, però mi sembra il una... fatto che comunque ci si indigni troppo mi sembra una reazione un po' troppo. Sì, ma questo mi ricorda un po' troppo la contesa che va avanti fra Italia e Francia riguardo a Charlie Hebdo, che per me è ridicolo prendersela per queste cose. Cioè, se uno fa uno scherzo, cazzo, prenditi lo scherzo e basta. Cioè, per noi come italiani, poi, oddio, ogni regione ha i suoi modi di pensare in maniera diversa, però voglio dire, come italiani siamo sempre abituati a scagazzare verso tutte le altre culture, ma anche a prendere in giro chiunque, Sì. insomma. I tedeschi sono i crucchi, i francesi non sanno, non c'hanno il bidet, queste storie, insomma. Sì, gli spagnoli mettono la S dappertutto, alla fine di ogni parola, eccetera, eccetera. Capite? Sì, siamo di seta, siamo un po' Quindi tanto noi vaccinati, diciamo che... possiamo cagare in testa a chiunque, però quando lo fanno con noi, ci vuole adesso le scuse ufficiali. Non lo Sì, so. vabbè, assolutamente. Vabbè, questa cosa qua mi ricorda un paio di cose che sono successe, in realtà una un bel po' di tempo fa e un'altra, insomma, poco tempo fa. Allora, la prima cosa che è successa un po' di tempo fa è che mi ricordo che c'era un ministro leghista che andò a una trasmissione, forse di Bruno Vespa, sempre, che è quello che non ci muove mai, tra le altre cose, mostrando una maglietta con dei disegni assolutamente anti-Islam. E questa cosa qua, diciamo che è costata la vita a un paio di persone, mi sembra, di prigionieri italiani proprio pochi giorni dopo. Quindi, prima cosa qua. Quindi, nel senso, no, noi che non ci abbiamo avuto anche noi il nostro bel caso Charlie Hebdo, ce l'abbiamo avuto, ma è stato in scala No, molto più aspetta. ridotta perché non c'è stata la sparatoria all'interno Della sede, della cioè redazione. della redazione. Scusa, torno un attimo indietro. Cos'è che è successo? Cioè, Allora, non adesso credo andiamoci a le... ricordare. Aspetta un attimo, vabbè, adesso andiamoci a ricordare dov'è che era. Praticamente un ministro, non andate a ricordare chi, forse Calderoli, ma non credo, comunque Minchia. roba di Lega. Sì. Si è presentato a una trasmissione televisiva con una maglietta recante dei disegni tipo dei fumetti, palesemente anti-islamici. Aspetta che ti ritrovo pure la notizia, se la ribecco. E questa cosa qua è costata la vita a un po' di italiani, da quello che ricordo io. Però insomma è una cosa che è successa un po' di tempo fa. Adesso Ok, quindi sarà tipo una decina di anni fatta fa, 5-6 ricordare. anni fa. Aspetta un po' che... Sì, era Calderoli. No, ed è successa nel 2006. 2006. Allora, aspetta che ho ritrovato anche la notizia presa dalla Repubblica, che è il ministro Calderoli. La mia maglietta non c'entra. Si scusino prima loro e io lascio. Aspetta un attimo che adesso ti mando il link, se non l'hai già trovato. Ancora Mo' una no. parola. La mia maglietta non c'entra, sì. Aspetta che... Ecco, ok, l'hai trovato, ok. Trovate. Sì, perché lui comunque si è mostrato con queste vignette offensive, cioè che offendevano la figura di Maometto, che ovviamente, cioè nel senso, lo sai che è un argomento sensibile. Lo so. Cioè, ti metti così a sfottò aperto, mi sembra un po'... Insomma, un po' così, un po' troppo. Però vabbè, è una cosa che è successa già più di 10 anni fa, quindi magari non si sa tantissimo. Questa è la prima cosa che, insomma, che è successa un po' di tempo fa. Un'altra cosa che mi viene in mente è quello scandalo che mi sembra che sia già dell'anno scorso, se non proprio di 2 anni fa, di Dolce Gabbana. Pure questo, cos'era sta roba? Mi sono dimenticato di quelli. Mi ricordo qualcosa, ma non... Allora, c'è stata una pubblicità di Dolce Gabbana ambientata in Cina con una modella cinese, insomma, con la voce narrante anche in cinese, in cui veniva mostrato come, insomma, questa modella cinese praticamente
si metteva a mangiare la pizza con le bacchette. Che anche qua, negli occhi dei produttori della pubblicità e anche dei signori Dolce e Gabbana stessi, doveva essere un modo per, così anche là, diciamo, a sfottò in buona fede, però per simboleggiare l'incontro fra le culture, se vogliamo, anche un po' così. In realtà questa cosa qua è stata presa molto sul personale dai cinesi, che si sono offesi e hanno boicottato Dolce & Gabbana. Ci sono state, diciamo, delle proteste negli outlet Dolce & Gabbana, cioè davanti agli outlet Dolce & Gabbana in alcune città della Cina. Due stilisti si sono dovuti scusare pubblicamente, hanno pubblicato il video di scuse: noi scusateci tanto, noi amiamo il vostro paese, queste difficoltà. Quindi diciamo che l'allarme è rientrato. Beh, anche perché poi a un certo punto della pubblicità la modella cinese sembrava che facesse un gesto, diciamo, abbastanza ambiguo, come volendo commentare sulle forme sulle dimensioni dei genitali del cinese medio. Cioè, faceva proprio il gesto per dire: ah, ma questi ce l'hanno piccolo. Chiaro. Perché vedeva sta fetta di pizza così grande, e allora faceva il gesto. E niente, questa cosa qua è proprio stata una cosa che ha offeso tantissimo i cinesi, ed è stata super gonfiata sul web, quindi molte persone hanno boicottato e non vestono più Dolce & Gabbana. Poi anche là, altra cosa simile è successa, mi sembra, sempre l'anno scorso, con una maglietta di Versace, credo, in cui venivano riconosciuti, mi sembra, Hong Kong e Macao come stati indipendenti, e invece no, perché secondo la narrativa ufficiale cinese Hong Kong è regione speciale che nel 2047 ritornerà a essere cinese a tutti gli effetti, se non prima, perché insomma ci sono le proteste che vanno avanti e chissà come andrà a finire. E Macao la stessa cosa, tornerà a essere provincia della Cina a tutti gli effetti nel 2049, perché ci sono questi 50 anni dal ritorno, perché Hong Kong è tornata essere cinese nel 97, Macao nel 99. Ci sono questi 50 anni, diciamo, periodo di adattamento in cui godono di privilegi speciali che non sono comuni con le altre province cinesi. Quindi insomma sta maglietta qua praticamente la Cina, poi Hong Kong e poi Macao, e quindi uscivano sti tre paesi come se fossero tre paesi distinti, e invece no, non va bene. Quindi no, i cinesi sono offesi, perché insomma sì, vabbè, le classiche cose, no? Chiaro. Ma vabbè, insomma abbiamo divagato. No, non c'è problema. Ma mostra sulla pagina dove sta la maglietta di Calderoli. E la cosa assurda è che pensare che oggi, quando è questo? 2006? Sì. Pensare che c'è gente che non ha veramente memoria, non si ricorda che cazzo combinavano questi una volta. sì. Sì, vabbè, abbiamo... Vabbè, c'era... Aspetta, chi era? Vabbè, c'era mio zio che quando sentiva "meno male che Silvio c'è", diceva sì, meno male che Silvio c'è, perché almeno così abbiamo un termine di paragone per sapere quanto in basso possiamo scendere. In realtà, nel senso, adesso ripensando tipo a quella gente là, tipo Calderoli, Maroni, tipo Tremonti, cioè quella gente che era, diciamo... più al potere negli anni 2000, cioè negli anni nel secolo, cioè Bossi. Nel decennio zero degli anni 2000. Sì, Bossi. Adesso mi sembrano, cioè, persone comunque alla fine innocue, inoffensive. Se vai a pensare adesso a chi ci abbiamo invece, uno pensa di stare andando sempre di male in peggio. Sì, infatti all'epoca sembravano un po', è come se all'epoca sembravano solamente il solito partito, come dire, secessionista del nord, che se lo votavano e rivotavano solamente alcune regioni del nord, e a un certo punto qualcosa di internazionale, o sicuramente non solamente confinata all'Italia, è venuto a fare indagini in Italia, ha notato che c'era questa attrazione, e come se hanno preso sotto braccio questo partito e detto: allora, se fate così, vedete che vi accaparrate pure la gente del sud e del centro, no? Gli hanno forgiato un po' di soldini per fare un po' di bombardamento mediatico, e adesso ci troviamo con
qualcuno di, non lo so, di Lizzano, di Faggiano, che addirittura è andato a votare per la Lega, quindi... Sì, oppure, cioè, il fatto che la Lega abbia così tanto successo, vabbè, in Puglia, e vabbè, che ci vogliamo fare? In Sicilia, che dice, vabbè, ma cioè, cosa c'è di più sud della Sicilia? Niente, cioè, nel senso, il territorio italiano... E questi qua che continuano a votare la Lega, vabbè, niente, che secondo me non è riesco già a commentare, ma perché proprio non riesco a elaborare la cosa. No, è inelaborabile. Comunque, tornando al complotto, vabbè. No? Yes. Io penso, cioè, tu lo so che hai un piacere, cioè, nel senso, c'hai comunque una conoscenza molto più elevata della Cina di quanto può avercela il comune mortale, che non capisce manco che come si scrive ciao in cinese. Ovviamente, Adesso sicuramente comune verrai mortale, adesso mi hai elevato al rango di monaco immortale taoista, va bene così. un monaco Shaolin. Sì, anche. Cioè, sicuramente verrai subissato di gente che ti dice: sì, ma i cinesi hanno i negozietti qua in Italia, cose di sto genere, insomma. Però non tu pensi che il governo cinese sia simpaticissimo o comunque ce l'hai qualche idea, che magari anche tu riconosci il fatto che sono, come dire, hanno un internet un po' meno aperto di quello che abbiamo noi, hanno delle regole un po' più restrittive, una specie di dittatura che prosegue da anni. Sì, vabbè, ma questo qua non lo metto in dubbio. Allora, io una sera, così, per farti, ti rispondo con una storia. Io una sera sono andato a vedere in Cina uno spettacolo di stand-up comedy, e c'era questo comico che, vabbè, in un ambiente anche molto, diciamo, controllato, nel senso che alla fine, durante la stand-up comedy, è permesso, se vogliamo, anche se ovviamente non proprio incoraggiato, è permesso fare critica. Quindi questo qua diceva, vabbè, voi sapete che, insomma, in Cina non esiste il plurale, cioè in Cina, la lingua cinese effettivamente è una lingua che, cioè alla fine il plurale, scusami di nuovo, cioè la lingua oggi è un po' incriccata, comunque il plurale è dato insomma, dalla specificazione del numero, quindi se io dico un libro si capisce che è singolare perché c'è uno, se io dico tre libri si capisce che è plurale perché sono tre. Vabbè, comunque, cioè, in Cina non c'è il plurale perché tanto noi non abbiamo bisogno del plurale perché tanto abbiamo, e perché tanto per la narrativa ufficiale esiste una Cina sola, quindi non vengono contemplate Hong Kong, Taiwan e Macao come province, cioè come, insomma, stati autonomi, ma sono comunque cinesi perché esiste una Cina sola. Abbiamo un figlio solo perché non c'era ancora la politica del figlio unico all'epoca, che adesso pare che stia cambiando man mano, perché sembra che sia permesso, se i genitori sono entrambi figli unici, pare che sia permesso avere il secondo figlio, soltanto adesso nessuno vuole avere più il secondo figlio perché già il primo figlio costa tanto, nel senso che uno vuole fargli fare mille corsi, vuole fargli fare inglese, fargli fare arti marziali, fargli fare il pianoforte, fargli fare cose, quindi, insomma, gli costano, diciamo, quindi nessuno vuole fare il secondo figlio, e soprattutto perché tanto esiste soltanto un partito. Beh, sì. Quindi perché andare a impelagarci col plurale? Ci basta il singolare, tanto abbiamo una Cina, un figlio, un partito, e questo ci basta così. Cioè, quindi comunque sì, la vedo e la percepisco anche, insomma, questa, come dire, antipatia dell'italiano medio nei confronti del cinese, che comunque, o del governo cinese, che comunque, insomma, è un governo, appunto, come dicevamo, monopartitico, e se vogliamo definirlo dittatura, possiamo definirlo dittatura. Soltanto che cioè, da un altro punto di vista, non è neanche la Corea del Nord. Non siamo ai livelli di chiusura mentale. Cioè, nel senso, la Corea del Nord, per esempio, non ha neanche internet. Cioè, hanno un intranet loro Cioè che l'internet giusto per non. controllo, per mandarsi messaggi uno con l'altro, praticamente. Sì, hanno l'intranet loro, punto e basta. L'accesso a internet mi sembra che sia confinato al solo,
ambito diplomatico, nel senso le ambasciate ovviamente hanno accesso a internet e basta, da quello che so io i comuni mortali non tanto così, va bene così, adesso stavo parlando della Corea del Nord, ma comunque la Cina, sì, effettivamente io ho trascorso anni in Cina a lottare con quello che si chiama, come che l'hanno chiamato? Si chiama The Great Chinese Firewall, come la grande muraglia cinese esiste anche il grande firewall cinese, no? Sono simpatico. Quindi sono diventato un grande esperto di VPN, di proxy e di sta roba qua, quindi a un certo punto sì, ma perché insomma per controllarci, che è la cosa più banale del mondo, nel senso l'accesso a Facebook è una cosa che non si può fare in Cina perché insomma Facebook pare essere molto è effettivamente vietato in Cina. Cioè, poi non è che ovviamente se uno sta nel bar, ma per esempio nello Starbucks a Pechino e vede uno che si collega a Facebook lo arrestano, no, assolutamente no. Soltanto che, insomma, il governo non permette l'accesso se non tramite appunto VPN. Questa è una cosa. La seconda cosa che avevo sentito era che addirittura c'era un motivo ufficiale per cui Facebook fosse stato vietato in Cina, che era perché c'è un gruppo di separatisti, vabbè, diciamo che c'è tutta una regione, una provincia, scusami, della Cina che insomma storicamente viene chiamata, mi sembra, Turkistan, però si chiama Xinjiang adesso in cinese, che si scrive Xinjiang, a maggioranza musulmana, che pare che si stessero organizzando per insomma fare degli attentati tramite Facebook. Poi questa è la motivazione ufficiale, almeno quella che ho sentito io. E quindi il governo cinese ha deciso di chiudere Facebook direttamente. Ha detto: no, vabbè, voi che vi organizzate per fare queste cose qua, questi attentati, non vi permettete. Okay. Adesso vi facciamo il culo. Quindi basta. Questa è la motivazione ufficiale che conosco io. Sì, è un governo che ha i propri limiti, nel senso che non godono i cinesi tutta la libertà di cui possiamo godere noi, almeno all'apparenza. Però comunque questi limiti sono, diciamo, come devo dire, un po' fluidi. Se si pensa alle direttive della Confcommercio, non sembra che abbiamo una vita molto libera. Cornetto e cappuccino, i saldi. Sì. Questi limiti sono comunque fluidi, nel senso che sono molto come dire, sono valicabili, non che non sono valicabili. Dipende sempre comunque dal contesto, dalle varie situazioni. Poi nel senso, sai che si dice sempre, no, che la Cina è talmente grande che è vera una cosa, ovvero anche il suo contrario, nel senso in Cina ci sono tanti ricchi, è vero, in Cina ci sono tanti poveri, è vero, perché 1.400.000.000 di persone è voglia. Chiaro. Quindi con questa cosa qua, cioè col fatto che sono in tanti, che sono 1.400.000.000 di persone, si perde anche un po' la bussola dell'orientamento, nel senso che, cioè, è vero, per dire, è vero il fatto che in Cina ci siano tanti cristiani, è vero il fatto che in Cina ci siano tanti atei. Quindi insomma, come vedi, perché per noi che ti devo dire, boh, non lo so, facciamo un numero a caso, 3-4 milioni per noi sono tanti, per i cinesi sono insomma un numero comunque controllabile che non rientra nella sfera del tanto, un condominio. Quindi questo è sì. Sì, praticamente sì. Scusa, sì, la domanda nasce spontanea, ma non ti è mai balzato per la testa che magari sto coronavirus potrebbe essere stato un'arma biologica che è scappata da un laboratorio in Wuhan? Visto che esiste pure un laboratorio di virologia, diciamo, a Wuhan stesso. Bella domanda. Se ci pensi, tutte le rivolte che stavano succedendo, sia credo in Hong Kong, anche in Francia, sai quel casino che stavano combinando in Francia ultimamente. Dopo sto fatto del coronavirus, sì, non si sente più niente parlare di nulla di tutta sta roba. Tutti si sono ritirati a casa, tranquilli.
Un po' sembra, se voglio Ah, fare il perché dici? complottista, sembra come dice la Cina si è incazzata, ho fatto, ma vi faccio vedere. O vi calmate tutti quanti, tornate a essere buoni e bravi come una volta. Ah, ok, stiamo così, facciamo della fantastica dietrologia, cioè c'è Alta sempre qualcosa dietro che noi speculazione. non vediamo. Alta speculazione proprio. Guarda, queste cose qua mi sono balzate mi sono arrivate, diciamo, anche perché ho visto persone che parlavano di questo, c'è arma biologica e chissà che cos'altro. Il fatto è che siccome noi cioè, siccome ci è precluso, diciamo, l'accesso ad alcune informazioni, perché ovviamente non, insomma, se qualcuno ha un'arma biologica segretissima, non è che te lo viene a dire a te. Quindi, essendoci precluso Certo. l'accesso a determinate informazioni, io preferisco sempre, che ti devo dire, lavorare con quello che ho, cioè con le informazioni a cui invece riesco ad accedere, piuttosto che preoccuparmi di quello che c'è dietro e quello che non c'è dietro. Quindi cioè, per adesso mi piace comunque andare a vedere, cioè non che mi piace, nel senso ritengo che sia un pochetto più affidabile fare ricerca e andare a informarmi sulla base di quello che si riesce a vedere, non sulle speculazioni. Anche perché alla fine, se è davvero così, prima o poi salterà fuori. Adesso non vedo perché non dovrebbe saltare fuori. Cioè, nel senso, se effettivamente è un'arma biologica, oppure se effettivamente potrebbe anche essere anche questa cosa qua. Cioè, non è un'arma cioè, non di distruzione di massa, ma di distrazione di massa, perché ad esempio adesso tutti si preoccupano del coronavirus e magari adesso, che ti devo dire, a Hong Kong i cinesi ci stanno dando dentro con lacrimogeni e percosse ai protestanti e chissà quant'altro, e noi non lo No, questo è sappiamo un perché buon siamo punto. preoccupati del Questo è un coronavirus. buonissimo punto che hai tirato fuori. Potrebbe, Sì. sì, questa è anche una delle ipotesi che ho sentito, e il fatto è che tutte queste cose qua non sono verificabili se non andando in loco. Io adesso non ho programmi di andare a Hong Kong, anche perché, per dire, c'erano delle conferenze che erano state programmate per Hong Kong a fine marzo, sono state tutte rinviate a data da destinarsi perché, insomma, proteste, chissà quant'altro. Poi Chiaro. non ho avuto più notizie di Hong Kong e quindi non riesco ancora a verificare queste notizie. Quindi, insomma, invece che andarmi a spaccare la testa a fare mille congetture su quello che non potrò sapere per adesso, mi preoccupo di quello che invece di quello a cui riesco effettivamente ad accedere. Basta, questo è quello che penso io. Ok, no, perché non vai a Wuhan direttamente? Facciamo un podcast proprio in loco. Certo, così poi ti rispondo direttamente dalla ti faccio il Dal podcast a parte che capo ci sarà focolaio proprio. sì, dal capo, ti rispondo dal letto dell'ospedale, facciamo il podcast. Infatti, cioè, dopo che ti fai la diretta con me, poi tu devi prendere il computer della città praticamente, che è tutto contagiato, cose, no? A parte che pure là la connessione chissà come andrà, perché, vabbè, no, aspetta, no, WhatsApp l'ultima volta che sono stato in Cina funzionava tranquillamente, sarà un po' super a rilento, ma vabbè, come al solito, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, che ci vuoi fare? Beh, sì. Ma comunque non sono previsti video nell'immediato futuro, magari più in Mamma. là sì, quando la situazione si calma un po' sì. Tra l'altro, la cosa più simpatica di tutta questa storia è che adesso gli irlandesi stanno trattando, cioè stanno insultando gli italiani a certi livelli, come roba proprio di razzismo totale. Su internet stanno dicendo: ah, questi italiani, come praticamente gli leghisti trattavano quelli con le imbarcazioni, alla stessissima maniera gli irlandesi stanno trattando gli italiani. Non vogliamo più italiani in Irlanda. Bellissimo, veramente. Ah beh, complimenti, complimenti, questa non la sapevo.
Sì, no, abbiamo notato oggi c'era atmosfera. un sacco di commenti, non so per qual è stata la scintilla che li ha fatti scattare. Poi ogni sua nazione ha il suo flusso di informazione che gli viene imboccato tramite i loro stessi media, insomma. Quindi chissà che Sì, no, cazzo mi gli è sembra giusto. arrivato. Mi sembra giusto o Sì, infatti. sbagliato, diciamo. Ma non lo so, cioè nel senso, questi flussi di violenza così gratuita per niente, poi questi attacchi così mi sembrano insomma sempre super errati. Questa è la risposta diplomatica. E ti faccio anche la risposta, diciamo, da persona che conosce un po' come funziona l'essere umano. Insomma, noi abbiamo millenni di evoluzione in cui ci dichiaravamo guerra ogni giorno, quindi ci facevamo male ogni giorno. E penso che sia rimasto un po' nel nostro DNA questo fatto di attaccarci sempre l'uno con l'altro. Infatti, per dire, perché ci piacciono tanto le barzellette, quelle sull'italiano, il francese e l'inglese? Perché prendiamo per il culo il francese e l'inglese che ci stanno antipatici. E ci piace, cioè, è come se rilasciassimo dell'energia psichica che viene repressa, perché noi non possiamo più insultare le persone, o non possiamo più andare a combattere le persone, perché adesso siamo in una società civile. Quindi quello che ci rimane è, per dire, prenderli in giro. Chiaro. Quindi, conoscendo un po' questa cosa qua, sappiamo, cioè, possiamo immaginare che questo fatto di attaccare appena succede qualcosa, di dire al lupo appena succede qualcosa, è insito nell'essere umano, dato da millenni di evoluzione. Quindi non mi sorprende, cioè mi rattrista, ma non mi sorprende. Ecco, mettiamola così. Aspetta, te lo leggo proprio in diretta. C'è un ieri su Sì, vai. un sito che si chiama Political Irish. C'è scritto: il titolo del forum dice: è tempo di fermare gli italiani dall'entrare in Irlanda. E c'è scritto questo tizio che si chiama The Field Marshal, quindi il maresciallo di campo, diciamo. C'è scritto: Sì. Italia è la risorsa principale, risorsa, è il punto principale del La Covid, fonte della fonte principale. principale del Covid. È un sacco, è pile, c'è scritto: pile of Italians, proprio una Di un francata, mucchio. un mucchio di italiani di football fans. Infettati altamente da proveniente da un'area altamente infettata, stanno arrivando a Dublino domani. Poi in grassetto c'è scritto: io penso dovrebbero essere non dovrebbero avere il permesso di entrare dentro alla nostra nazione. E conclude: e se qualcuno di loro arriva, bisognerebbe boicottarli nei ristoranti e nei bar. Cioè, non lo so. Ah, cioè siamo alla stregua di vietato l'accesso ai cani e agli ebrei, va bene, Hai capito? Però è simpatico se si pensa a tutte queste ultime situazioni di leghisti in Italia contro chiunque arrivasse con i barconi. È veramente simpatico, veramente. sì, Karma is a simpatico. bitch. Karma is a bitch. Sì, Karma is a bitch, adesso si fa sentire tantissimo. Tra le altre cose, io ho visto un post l'altro giorno su Facebook che diceva gli italiani che sono rimasti in quarantena nelle Mauritius sono confinati nell'albergo con il wifi e con 35 euro al giorno, come si diceva degli immigrati un po' di tempo fa. Questi hanno il wifi gratis e hanno 35 euro al giorno e Wow, hanno l'albergo gratis soprattutto. ehi, questo sito te lo devo mandare perché è veramente una potenza. C'è uno che si chiama Asgailge, ha scritto: il governo li ha fatti già spargere fuori controllo. Dati Ah. tutti i casi di mortalità, fra parentesi c'è scritto 3,4%. Stiamo guardando a una stima di 165.000 morti. Colpa degli italiani. Esagerato. Per colpa degli italiani. Certo, sempre per colpa degli italiani, sì. Oddio mio, Certo, questo anche perché sito poi è una l'italiano chicca. all'estero, cioè, è una miniera di informazioni, anche di insulti, solamente.
Assolutamente sì, specialmente con l'imminente probabile flusso di italiani questo fine settimana. Oddio Sì, vabbè, giusto, mio. no? Assolutamente, No, no. anche perché poi c'è anche là, se vogliamo, c'è un po' l'idea stereotipata dell'italiano che va all'estero, si vuole divertire, quindi si cerca le avventure di una notte, però metti che quello è contagiato e arrivederci, grazie, insomma. Stupendo, io ti È mando il così link perché dopo che si te lo diffonde. spulci. È Sì, manda. tremendo, cazzo. Però si sì, fa vedere che sto tipo di personaggi, tipo leghisti, insomma, si trova in tutto il mondo. Non è una cosa confinata solo Sì, all'Italia. È insomma, proprio ci consola. un gene. A questo Oddio mio. punto sì. E niente, va. Vabbè, qua. Poi di Calarish. Quasi sono fatto l'una e mezza, penso che possiamo anche chiuderla qua. Direi sì, diciamo, apri un po' la finestra perché sennò poi le puttanate fanno l'aria consumata. Sicuro. Ne abbiamo. Quelle allo Starbucks si stanno già guardando col naso, con gli occhi storti, pure col naso a No, questo fortunatamente sono andato al primo piano, punto. perché Ah, questo è ok. su due piani. Al primo piano sono lontano dagli occhi discreti dei baristi. A posto. Sì, poi insomma, come al solito, cioè come puoi immaginare, chi cacchio viene alle 8 di mattina a Starbucks, quindi insomma, ci sono anche poche persone, quindi posso parlare tranquillamente. A posto, dai. Ma va bene così, insomma, cioè possiamo comunque, cioè abbiamo comunque fatto una bella chiacchierata, anche un pochetto informativa, speriamo. Ma sì, ma ci cazzo se ne futta niente. Bravo, bravo, bravo. Tanto alla fine, insomma, si sa, no? I cinesi sono quelli che mangiano con le bacchette, Sì. danno il virus, e noi non mangia la pasta tutti i giorni, e vabbè, va bene così. Ma sì. Non c'è problema. Niente, no, vediamo come procede questa situazione in Italia. Sono curioso di Sì, vedere i prossimi ti ho giorni. Fino al detto. 15 marzo non so cosa deve succedere perché hanno deciso fino al 15 Vabbè, marzo. E io ti ho detto, poi. speriamo che se ci sarà una prossima diretta, appunto, come ha fatto tipo Mughini, ospite fisso tipo Mughini, per carità di Dio, che speriamo che uno dei due non sia, o che nessuno di tutti e due sia tipo in quarantena. Lo spero con Speriamo. tutto il cuore. Sì, dovrei Bene, sinceramente quindi dovrei qua riavere autorizziamo pieno. le grattatine. Sì, una grattadona più che altro. Dovrei riavere, come si chiama, Pino Aprile lo scrittore. Quindi vediamo se riesco a rompere i coglioni Sì. anche a lui. Ah, ok, ah, sì, lo conosco. Quindi, a proposito, poi così, Sì. poi ti dirò un paio di cose off the record, cioè di un paio di persone che secondo me si potrebbero intervistare, ma vabbè, poi ti manderò un paio di link informativi più in là, Com'è? però. A mezza parola. A mezza parola. A mezza parola. Voglio, mi raccomando, a Taiwan e Taipei. Sì, sempre Diavolo, starnutire Eddie. dalla parte del gomito, non ti preoccupare. Sì. Ma sta perdere. Chi è Cristo? Vabbè, sì, pure tu mi raccomando, nella bella Umbria, quel Sì. cuore ridente dell'Italia, verde soprattutto. Non mi fa parlare. Ma no, assolutamente, anche Sì, perché è tardi, poi, sembra male, sembra realmente veramente fresca. male. E niente, sì, ti faccio sapere come procede con la situazione. Va bene. Tutto qua. Niente, io metto in carico la puntata così me ne vado a dormire, insomma, direttamente. Ok, Madonna, sempre, detto, super operativo, sempre. Sempre ottimizzazione. Ottimizzare ogni Giusto. possibilità di, no? Anche perché mo non lo vado Sì. internet, le stramuerto loro. Comunque. Niente, chiunque è arrivato ad ascoltarci fino adesso, se diciamo se la può pigliare, se la può far calare a chiunque. Sì, sempre. Dal monaco Sì. sordo, sempre. Dal monaco sordo che non dice mai basta. Che poi dice basta, non ci ti senti. Sì. E niente, Antò, mi raccomando a te, buona continuazione e buona mattina. Ciao, Anche a te buonanotte. Voglio. Ciao.